Il gruppo K si occupa appunto di acqua potabile e fognature, mi diceva, è corretto? Sì, siamo i gestori del servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano, quindi ci occupiamo di tutto il ciclo dell'acqua, dall'acqua potabile, quella che sgorga dai rubinetti dei cittadini della provincia di Milano, fino a raccogliere le acque sporche, depurarle e restituirle all'ambiente. Bene, bene, grazie. E ci parlerà di un progetto molto bello che mi ha incuriosita in prima persona e quindi vorrei poi che entreremo poi nel merito. Poi abbiamo Esselunga con il suo Chief Marketing Officer che si chiama Roberto Selva e ci parlerà di un bellissimo progetto molto che ha una grande storia, una lunghissima storia, il suo rapporto con Banco tra azienda Esselunga e il rapporto con Banco Alimentare. E ci racconterà, insomma, ci incuriosirà rispetto appunto alla sfida e ai risultati che sta ottenendo in questi 15 anni, pensate, 15 anni di attività con Banco Alimentare. Poi invece da remoto abbiamo Sara Cirone, che è la fondatrice di Sara Cirone Group, che è una società benefit che si occupa di in qualche modo intavolare i rapporti tra aziende, non profit e comunità locali per far accrescere il ruolo della responsabilità sociale sui nostri territori. E l'ho presentata io perché ci diventa più facile in questo modo, ma avremo modo poi di sentire dalle sue parole la sua esperienza. E poi invece abbiamo Federica Maion, che è Communication Manager di ABS, Acciaieria Bertoli Safau Spade, gruppo Danieli, che ci parlerà di una bella esperienza con una relazione con i sindaci, relazione con i sindaci del territorio, ma ci faremo appunto spiegare da lei esattamente, entrerà nel merito di che cosa si tratta in modo specifico. Quindi cominciamo con Matteo Colle. Matteo Colle, mi racconti un po' di questa sua esperienza del Biopiattaforma Lab, di che cosa si tratta, perché è proprio curioso. Molto volentieri. Parto da una piccola riflessione rispetto al business di Gruppo CAP, perché il Gruppo CAP, che è il gestore del servizio idrico integrato, gestisce sul territorio numerosi impianti di depurazione, quindi parliamo di impianti industriali che hanno un impatto significativo sul territorio. Biopiattaforma Lab nasce quando Gruppo CAP sceglie di acquisire un inceneritore, un termovalorizzatore a fine vita sul territorio di Sesto San Giovanni, uno dei più grandi comuni dell'Interland di Milano, e destinarlo a l'incenerimento, lo smaltimento dei fanghi di depurazione. I fanghi di depurazione, lo spiego rapidamente, sono lo scarto che c'è quando le acque di fognatura vengono depurate, ripulite. Tutto quello che avanza è questo fango di depurazione, che è una somiglia a una terra, è un prodotto biologico che comunque va smaltito secondo alcune direttrici ben precise. La termovalorizzazione è una delle strategie più sostenibili per smaltire questi fanghi. Abbiamo quindi scelto di fare questo investimento, c'era questa occasione, chiamiamola così, sul territorio, questo termovalorizzatore che doveva essere chiuso o comunque era arrivato a fine carriera e i cui soci, che erano un gruppo di 5 comuni del territorio della città metropolitana di Milano, si stavano interrogando su che cosa fare. Bene, noi abbiamo colto questa opportunità e nel dialogo con i comuni abbiamo preso una decisione, cioè abbiamo deciso di progettare quella che è e diventerà a breve una biopiattaforma. Che cos'è una biopiattaforma? È un impianto di termovalorizzazione che è destinato a smaltire questi fanghi, a valorizzarli termicamente, ma farà molto di più, cioè prenderà questi fanghi, li valorizzerà in alcuni modi, estrarremo da lì delle materie prime in un'ottica di economia circolare, si recupererà il fosforo, si recupererà l'azoto, insomma si farà un trattamento molto, molto particolare che andrà a trasformare questi fanghi in un prodotto
tutto nuovo e rigenerato. In un secondo luogo accoglieremo in questo impianto la forzo, quindi l'umido, i rifiuti umidi delle città limitrofe servite da questo termovalorizzatore, e trasformeremo questi rifiuti umidi in biometano. Questo è il progetto, capite che è un progetto industriale che ha un impatto particolarmente significativo sul territorio, e quindi noi ci siamo subito interrogati su come raccontare, su come spiegare, soprattutto come condividere questo progetto con i cittadini. Posso interromperlo? Come no? Immagino che inizialmente non si sia ben compreso di che cosa stava andando a fare. No, perché è un progetto, come capite bene, molto complesso. In più, diciamo, c'era storicamente questo termovalorizzatore, era presente sul territorio da molti anni, da alcuni decenni, e aveva avuto, come dire, un'oscillazione nell'opinione pubblica, nella sua reputazione, per cui già nel tempo si erano sedimentati una serie di comitati, erano nati una serie di gruppi di cittadini organizzati che si opponevano a questo termovalorizzatore, che peraltro era un termovalorizzatore che funzionava bene, ma era un termovalorizzatore di vecchia concezione, a fine vita. E quindi un po' di richieste erano arrivate alle amministrazioni comunali di porre fine all'esperienza del termovalorizzatore per così com'era, e quindi si era cominciata una ampia discussione pubblica sul futuro del termovalorizzatore. È in questa discussione in cui noi ci siamo inseriti, e ci siamo inseriti con un gesto, devo dire, coraggioso, nel senso che noi abbiamo avviato un'ampia discussione pubblica, avviando dei veri e propri laboratori. Abbiamo creato un modello di dibattito pubblico sul modello della legge del débat public, anche se per quel tipo di opera ovviamente quella legge non è applicabile. Abbiamo avviato dei tavoli di lavoro in cui abbiamo coinvolto tutti gli stakeholder, quindi i sindaci, le amministrazioni comunali, i cittadini, i comitati, le associazioni ambientaliste, e abbiamo cominciato a dialogare con loro. Abbiamo cominciato a dialogare nel rispetto di alcuni paletti, di alcune, come dire, regole del gioco. Abbiamo approfondito il progetto, l'abbiamo sviscerato. I cittadini hanno potuto chiamare degli esperti in autonomia che in qualche modo fungessero da parte terza per raccontare gli aspetti tecnici del progetto, che è un progetto, come capite, molto complesso, e al termine sono state raccolte in una sorta di volume tutte le osservazioni. Un documento ha raccolto tutte le osservazioni, il dibattito è stato coordinato da un moderatore esterno, quindi da una terza parte, che ha raccolto in un documento tutte le osservazioni, le richieste, le domande, e ce le ha sottoposte all'azienda. L'azienda si è riservata un paio di mesi per leggere tutte queste osservazioni e dare una risposta. Quindi noi abbiamo rincontrato i cittadini al termine di questo percorso, che è durato diversi mesi, abbiamo restituito le risposte a tutte le osservazioni che avevamo ricevuto, e non solo, ma abbiamo deciso anche di allegare questo documento con le nostre risposte al bando di gara per la progettazione definitiva dell'impianto. Quindi le osservazioni dei cittadini e le nostre risposte sono diventate degli elementi vincolanti per il progettista, perché chi partecipava alla gara non poteva fare a meno di attenersi anche alle richieste dei cittadini e alle nostre risposte. E questo, devo dire, è stato un elemento decisivo nel conquistare la fiducia dei cittadini, perché la cosa che ci ha molto stupito è stato, da un lato, questo credito di fiducia che a un certo punto siamo riusciti a instaurare nei confronti della cittadinanza. Dall'altro lato, anche, abbiamo misurato come, se da un lato è faticoso per le organizzazioni complesse come le aziende affrontare i cittadini in una dinamica di mediazione, di dialogo così ampio e diffuso, dall'altro lato c'è anche una fatica dei cittadini, perché riunirsi, trovare il momento di leggersi questi documenti anche molto complessi, molto tecnici, molto complicati, implica anche una disponibilità, una volontà, una fatica buona, come dire, dei cittadini, che è un ingrediente fondamentale, secondo me, dello stakeholder engagement, perché l'engagement è dal lato dell'impresa ma anche dal lato dei cittadini, e questo, devo dire, è stato un segnale molto molto importante e molto interessante in questa esperienza. Sì, ti ringrazio. Io tra l'altro mi sono segnata una parola di cui tu vorrei parlassi. Volevo fartene parlare adesso, ma in realtà tu hai introdotto un'altra parola che si chiama reciprocità, che è una parola che mi piace molto, che riguarda appunto quando c'è una relazione, no? Tra azienda,
comunità, comunità locale, quindi un ritorno, una restituzione, ma c'è quest'altra parola che è consenso, quindi il consenso, tu mi dicevi di creare il consenso, quindi è fondamentale nella vostra attività di impresa. Io credo che lo sia per tutte le organizzazioni e in particolare le organizzazioni che hanno la necessità di costruire, di progettare, realizzare impianti. Io non mi stanco mai di dire che quando parliamo di sostenibilità e poi quando decliniamo la sostenibilità nell'ottica dell'economia circolare, parliamo in realtà di realizzare infrastrutture, di realizzare impianti. Non si fa l'economia circolare senza gli impianti, lo stiamo vedendo drammaticamente per l'assenza dei termovalorizzatori in Italia, e non si fanno gli impianti per due ragioni in Italia. Da un lato c'è un problema di burocrazia, purtroppo per autorizzare degli impianti industriali complessi noi abbiamo dei tempi d'attesa medi per ottenere l'autorizzazione ambientale che arrivano fino a 8 anni, quindi capite, io progetto oggi con una tecnologia che fra 8 anni è assolutamente obsoleta. Dall'altro lato c'è un tema di come dire, appunto, ingaggio delle comunità, no? Non si può pensare di realizzare delle infrastrutture senza creare il doveroso consenso, senza portare quelle infrastrutture sul territorio, spiegarle, raccontarle, anche se vogliamo scontrarsi nelle reciproche posizioni, ma trovare un punto di caduta, perché non possiamo pensare di colonizzare i territori, ma non possiamo neanche pensare di come dire, essere inattivi o passivi rispetto a volte a delle resistenze territoriali che nascono dalla non conoscenza, dalla fatica di comprendere alcuni progetti industriali, da a volte anche ideologie che sono diffuse purtroppo sul territorio, ma che non si battono con opposte ideologie, ma che si in qualche modo superano avviando un dialogo. Certo, grazie, grazie molto, quindi insomma una reciprocità a tutti gli effetti, una valorizzazione del, si vince un po' tutti, no? Del win-win. Assolutamente, il modello win, è per forza win-win, e aggiungo un particolare, oggi l'esperienza partecipativa è conclusa nel suo modello laboratoriale, ma si è creato per seguire i lavori di questo impianto che è in corso di progettazione, poi sarà in corso di costruzione nei prossimi anni, un organismo che abbiamo chiamato Residential Advisory Board, quindi un comitato consultivo permanente che è composto dalle aziende, dai rappresentanti delle amministrazioni, dai rappresentanti dei cittadini, e i cittadini hanno la maggioranza in questo organismo, che ha il compito di continuare a creare come dire, consenso, ingaggio e informazione sull'impianto. Grazie dottor. Grazie a voi. Devo per forza interrompere, la ringrazio. Ma su questa collaborazione, dottor Selva, la collaborazione che comunque vi ha portato 15 anni fa a scegliere Esselunga e Banco Alimentare insieme per un obiettivo, quello di ridurre il più possibile lo spreco alimentare con un'attenzione alle comunità, alle nostre comunità fragili. In questo periodo particolarmente significativo, comunque cui siamo particolarmente sensibili un po' tutti. Ci racconti un po', lei ha anche una presentazione da farci vedere, se non erro. Sì, possiamo metterla. Volevo partire con una frase, se la regia magari ce la mette, è molto importante. La parola restituire, credo che sia molto importante. Oggi credo che il dovere sociale di un'azienda sia quella anche di ridare al territorio dove opera, dove prospera. Noi siamo da oltre 60 anni nella comunità di Milano, siamo in Toscana, nel centro dell'Italia, e ovviamente noi andiamo con i nostri negozi, abbiamo delle cavi, è doveroso sicuramente restituire al territorio quello che noi abbiamo avuto. Ovviamente noi abbiamo una nostra filosofia, abbiamo i 5 pilastri molto importanti, ma il pilastro del territorio è fondamentale. Fondamentale perché essere integrati con il territorio vuol dire far parte di quella comunità, abbiamo detto prima anche del consenso. Quando noi abbiamo iniziato a fare i negozi ante litteram nel 57 abbiamo utilizzato dei grandi architetti, perché l'Italia è un po' la fabbrica del bello, andare a fare una struttura importante, imponente, e credo che nell'esempio in questa bellissima sede vostra della Bocconi, come io mi posso integrare con il territorio. Credo che siamo partiti subito molto bene. La nostra è un'azienda che è sempre stata molto attenta a questa, soprattutto alla parte più del sociale,
Quindi il nostro fondatore, il dottor Caprotti, ha sempre avuto un occhio di particolare riguardo ovviamente alle comunità e alle persone sicuramente più fragili. Quindi abbiamo una lunga storia, non vedo supporto dalla regia, ma cerco di fare io un minimo di... Le dico, io sono un po' espressione di questa vostra attenzione, perché in passato ho avuto la fortuna in qualche modo di collaborare con voi e voi mi avete aperto la mia realtà, ai tempi era molto piccola, quindi in qualche modo avete attenzionato questa piccola realtà che è cresciuta con il tempo, ma voi avete detto che comunque era credibile e questo è importante, la vostra attenzione comunque è notevole. Sì, abbiamo sempre avuto un po' un atteggiamento un po' calvinista, nel senso che le cose noi le vogliamo fare, poco dire, quindi abbiamo sempre avuto un po' questo basso profilo, no? Oggi in tempi un po' più moderni, quindi nell'epoca della digitazione sicuramente comunichiamo un pochettino di più e quindi anche oggi magari siamo un pochettino più esposti. Lei ha fatto un ottimo aggancio sul banco alimentare, noi siamo un'azienda che il 90% ovviamente opera nel campo alimentare, una delle prime cose che si fa quando si opera sia nella parte del commercio sia nella parte della produzione alimentare è ridurre al massimo gli sprechi per due concetti: uno, perché ovviamente sciupare il cibo quando gente insomma muore di fame è un grandissimo peccato, e due, per rendere efficienti ovviamente che i nostri beni. Quindi da subito ci siamo attenzionati a cercare di trovare uno sbocco naturale per quanto riguarda ovviamente le nostre produzioni e le nostre eccedenze che avevamo nei negozi. Quindi la collaborazione nasce ante litteram, siamo nel 2005, quindi parlare di responsabilità sociale, di CSR nel 2005 credo che sia una cosa veramente all'avanguardia. E l'abbiamo fatto con il nostro stile molto calvinista, molto sottotono, però molto concreto. Quindi abbiamo iniziato questa collaborazione con il Banco Alimentare, e collaborare col Banco Alimentare non vuol dire nel negozio dare il cibo, è molto complicato, bisogna creare un'infrastruttura molto complessa, perché il cibo è deperibile per sua natura, quindi bisogna creare una infrastruttura logistica dove si centralizzano le produzioni, si mandano in un unico CEDI, si mettono in un unico sito, si mette in un magazzino centrale e poi si distribuisce ovviamente ai vari punti del Banco Alimentare. Quindi, prima di tutto abbiamo creato l'infrastruttura, che è fondamentale, perché sennò il cibo non arriva in buone condizioni per essere consumato in tempi ovviamente doverosi. Quindi abbiamo creato questa infrastruttura e oggi siamo riusciti, do due numeri, a erogare, do il numero del 2017, circa 1.780 tonnellate di cibo, che vogliono dire quasi 3 milioni di pasti l'anno. Quindi una cosa direi che ci rende molto orgogliosi, ci rende molto fieri, purtroppo con un'impennata di quasi il 70% con il Covid. Devo dire che il Covid ci ha visti ovviamente in prima linea, non solamente ovviamente per erogare un servizio, ovviamente di dare da mangiare un po' a tutta la comunità, ma soprattutto la parte sociale che si è fortemente degradata ci ha inondato di richieste per quanto riguarda ovviamente la indigenza alimentare. Beh, noi abbiamo circa 250 sostegni sulle varie comunità all'anno, quindi abbiamo dalla ricerca, abbiamo dal territorio, andiamo dal sociale, andiamo da per quanto riguarda il sostegno delle sponsorizzazioni, quindi direi è a 360 gradi, quindi in un momento come questo direi che è fondamentale essere molto vicini soprattutto alla parte dei più bisognosi. E quindi quest'anno, che è stato un anno direi decisamente in prima linea, abbiamo visto accrescere soprattutto prima la parte dell'emergenza ospedaliera, ci siamo subito attivati, secondo del degrado sociale, quindi sia con la Croce Rossa, con le varie Caritas, con il Banco Alimentare, e anche noi abbiamo fatto un'iniziativa di engagement, l'abbiamo detto prima, è importante ingaggiare ovviamente anche i nostri clienti che sono molto generosi e qui li vorrei ringraziare tutti, perché abbiamo fatto un'iniziativa che si chiama la spesa sospesa, dove i nostri clienti lasciavano dei prodotti per ovviamente per le varie comunità e per le varie ONLUS, e devo dire che abbiamo raggiunto quasi 1 milione di euro di raccolta, non è poco 1 milione di euro, quindi direi che la gente ha la grande consapevolezza che non bisogna solo fare vado all'Esselunga non solo per fare la spesa, ma vado all'Esselunga perché c'è una grandissima attenzione per il territorio, una grandissima attenzione per il sociale, e quindi è un'azienda sostenibile, la voglio, l'apprezzo e continuo ad andare e rimango fedele. Quindi
un grande pilastro per noi sarà continuare. Noi abbiamo iniziato negli anni 80, no, a fare sostenibilità. Oggi ovviamente siamo, direi, con un ufficio strutturato, con un'organizzazione, sicuramente con un bel po' di persone che lavorano giornalmente, però il messaggio è: dobbiamo essere in prima linea, perché non bisogna solo fare business, ma bisogna sostenere, aiutare e far progredire le comunità. Si crea valore. Certo, quindi l'attenzione comunque al il cliente, come in prima battuta, per la creazione di un futuro migliore. C'era una frase molto bella, no, in termini di visione. Sì, e l'abbiamo voluta mettere perché bisogna pensare al futuro, bisogna avere l'immaginazione di guardare un pochettino più in là. E quindi noi che insomma siamo sul territorio da tanti anni e per molti altri vorremmo rimanere, dobbiamo pensare a lungo termine, non possiamo pensare al breve termine, non possiamo massimizzare i profitti. Quindi dobbiamo, l'abbiamo detto prima, restituire alla comunità parte di quello che abbiamo avuto. Ed è un circolo, direi, virtuoso e virtuale. E anche con l'iniziativa che è appena partita di Amici di Scuola, dove noi raccogliamo dei buoni per sostenere la collettività degli studenti, perché purtroppo il pubblico non riesce a sostenere tutte le spese della scuola. Do solo un dato: in 5 anni abbiamo raccolto 80 milioni di euro, che non è poco. Quindi devo dire, i nostri clienti, che qui ancora ringrazio, sono molto generosi, la nostra comunità è molto generosa e noi ne siamo molto orgogliosi. Raccontava che dal mese di novembre del 2019 è partita una sperimentazione presso alcuni negozi con l'obiettivo di effettuare una diversificazione delle referenze donate per assicurare una dieta equilibrata alle persone che usufruiscono dei pasti. Sì, siccome a noi piace l'eccellenza, non vogliamo solamente donare del cibo, ma l'uomo ovviamente ha bisogno di una dieta ben bilanciata, ha bisogno di proteine, ha bisogno di grassi insaturi, ha bisogno ovviamente di carboidrati. Quindi noi non doniamo solamente il cibo tanto per donarlo, ma cerchiamo di donare il cibo in base a quello che è una dieta sana ed equilibrata. Quindi stiamo facendo un'evoluzione di sofisticazione per dare alle persone non solamente tanto pane o tanta carne o tanta pasta, ma ovviamente una dieta sana ed equilibrata. E questo credo che sia una frontiera sul quale ci stiamo traguardando, ma i primi risultati sono molto positivi. Anche la qualità fa parte della responsabilità sociale, no? Quindi grazie dottor Selva. Passerei la parola adesso a Sara Cirone, che, come vi dicevo, ci raggiunge da casa, che è la fondatrice di Sara Cirone Group, e ci parla della che è in Emilia Romagna, ci parla della sua esperienza. Sara, un attimo solo, ha anche da far vedere una presentazione, quindi a momenti siamo con lei. Bene, Sara, mi dicono che adesso sei online. Allora, mi scrivi: creare un ecosistema pubblico e privato attento alla sostenibilità e alla rigenerazione del territorio, che svolga azioni di sensibilizzazione, formazione e progettualità sui temi dell'imprenditoria, i nuovi modelli di produzione e di consumo. Raccontaci qualcosa di più. Sì, allora, la tua fondazione. Ringrazio e ringrazio tutta l'organizzazione, veramente ci vuole, perché in un momento del genere organizzare un salone non è semplice, tra presenza e virtuale, e quindi poi si sono fatte anche le tappe, insomma uno sforzo sicuramente enorme rispetto agli altri anni. Dico solo due parole su chi siamo. Siamo una piccola società benefit neonata, startup. Io vengo dal mondo manageriale, anche Andrea, che siamo i soci fondatori. Ci occupiamo soprattutto di rendicontazione non finanziaria, corporate reporting, controllo di gestione, laddove il controllo di gestione lo facciamo sia sulle dinamiche tangibili che su quelle intangibili, quindi di tutto ciò che è un po' consulenza direzionale sui temi dei capitali, sia tangibili e intangibili. Il nostro beneficio comune, lo dico perché c'entra con quello che diremo dopo, è qualcosa a cui crediamo tanto. Siamo società benefit, ma nel beneficio comune stiamo investendo tanto, è quello di diffondere questi modelli manageriali sostenibili, cioè che incoraggino una gestione di impresa attenta agli impatti sociali e ambientali, al fine di sostenere l'accrescimento culturale del territorio
e di diffondere la cultura della rendicontazione non finanziaria, quindi di tutti quegli aspetti intangibili che però sono molto importanti per i nostri territori e per le persone, per il capitale umano, al fine di favorire la sostenibilità come linea guida per le comunità. Promuovere il terzo beneficio comune è promuovere lo sviluppo di progetti partecipati di territorio allo scopo di evolvere i capitali tangibili e intangibili del territorio stesso. Ovviamente quando parliamo di territorio, come dicevi tu prima, parliamo di diversi soggetti che lo abitano e quindi di conseguenza parliamo di comunità. Questo progetto Hub del Territorio è un progetto che è nato sull'inizio del Covid, quando diciamo è partito il Covid, e in realtà è stato preceduto, quindi in realtà il terreno, l'humus sul quale questo progetto che si chiama Hub del Territorio Emilia Romagna, Sostenibilità e Rigenerazione dei Territori, si poggia su un altro progetto che vi ho messo qui di fronte, che è un roadshow per il bene comune. È un roadshow per il bene comune che abbiamo fatto con la partecipazione della Regione, dell'ASVIS, ma di moltissimi altri soggetti associativi del territorio, e quindi in combinazione con FISH, la Federazione Italiana Settimanali Cattolici, in combinazione con la Fondazione OIBR, l'Organismo Italiano di Business Reporting, DIDP, l'Associazione Italiana di Direzione del Personale e diversi altri soggetti. E abbiamo all'interno di questo roadshow parlato, come potete vedere dalla slide, di diversi temi che sono all'interno dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Quindi abbiamo scorporato una parte dell'enciclica, abbiamo preso i temi più rilevanti per l'economia sostenibile e abbiamo organizzato un roadshow itinerante nella Romagna che doveva finire a Bologna, poi c'è stato il Covid, sull'economia sostenibile, sulla rigenerazione dei territori e sui temi dell'economia circolare, della città per tutti, sui nuovi modelli di produzione e consumo, sulla gestione delle risorse umane, quindi sul capitale umano e sul concetto più generale di bene comune. Da questa esperienza è nato il progetto di Hub del Territorio. Vado avanti, ma queste cose le ho già dette, appunto che il quarto capitolo, il principio del bene comune, è fatto da linea guida a questo roadshow, sull'enciclica Laudato Si. Gli obiettivi erano appunto quello di diffondere su tutto il territorio un modello culturale economico di impronta più umanistica e più legata a quella che Papa Francesco ha definito ecologia integrale, includendo in questo termine ecologia integrale tutta una serie di temi cari appunto all'economia sostenibile, e vari incontri ne abbiamo già parlato. Da questo roadshow itinerante nelle varie città è nata l'idea dell'Hub del Territorio. L'Hub del Territorio vuole essere, è in costituzione, in questo momento abbiamo un protocollo d'intesa che ci porterà a breve a costituire una fondazione di partecipazione che raccoglie associazioni, reti di associazioni, università, professori universitari, altre fondazioni, cittadini e imprese virtuose che vogliono collaborare all'interno di un territorio composito su alcuni obiettivi di missione. Gli obiettivi di missione molto sintetizzati sono proprio quello di diffondere un nuovo modello di sviluppo della comunità integrale e sostenibile, quindi creare all'interno della comunità una sinergia sull'idea che si può creare questo nuovo modello. Ovviamente, come dicevo prima, l'incipit è stato il roadshow per il bene comune, ma durante il Covid ci siamo avvicinati ancora di più, noi che avevamo partecipato a questo roadshow, e ci siamo detti: creiamo una sorta di roadshow stabile, cioè una sorta di organismo stabile che porta avanti questi temi, che sono appunto quelli di salvaguardare tutti gli aspetti, quelli materiali ma anche quelli immateriali della cultura dei territori, di diffondere consapevolezza attorno a queste tematiche. Sara, il tuo è un progetto educativo, itinerante, che andrebbe esportato anche in altre regioni. Sì, bravissima, grazie Elena. In realtà il progetto è stato scritto durante appunto questo momento così incredibile della vita del nostro paese, che è il lockdown, è stato scritto perché è pensato per tutti i territori italiani. Quindi si chiama Hub del Territorio, attorno al cerchietto vedete ER, ma in realtà siamo in procinto anche di creare le premesse
per creare hub del territorio anche in altre regioni. Lì nel cerchietto, ovviamente, a seconda delle regioni, va l'acronimo della regione. A quel punto, quando ci sono 4-5 regioni che aderiscono all'idea dell'hub del territorio, si mettono tutte in connessione e possono dialogare tra di loro e portare tra di loro delle buone prassi all'interno dei vari territori, in modo che la ricchezza, soprattutto quella immateriale, intangibile, possa correre più velocemente tra le esperienze delle regioni. Siamo partiti dall'Emilia Romagna per tante ragioni. L'Emilia Romagna ha risposto molto bene al roadshow e l'Emilia Romagna ci ha dato delle grandi soddisfazioni su questo roadshow d'Economy of Francesco. Guarda Sara, devo dirti che mi piace molto perché poi il cambiamento avviene dal basso, ok? Certo. Quindi voi state dando stimolo per poter cambiare un po' le cose, perché il progetto educativo, nel momento in cui si cambia la mentalità e si cerca comunque di indirizzare, quindi il vostro ruolo è di indirizzo, ma poi quello che deve arrivare dal basso il cambiamento. Esatto Elena, questo è importante. Io ritengo che questo sia importantissimo, questo è un po' il valore di questa nostra azione che abbiamo inteso fare all'interno del beneficio comune, cioè quello di mettere insieme tutti gli amici nel senso più largo e più bello del termine, associazioni, persone, professionisti, imprese, per ragionare insieme sui bisogni del territorio, per ragionare insieme sulla sostenibilità, che sia una sostenibilità non solo evocativa e di advocacy più generale, ma applicata poi per quanto possibile nella vita di tutti i giorni. E quindi qui vedete anche degli obiettivi che ci siamo dati, cioè di diffondere appunto il progetto educativo della sostenibilità, di contribuire a ridurre al massimo i costi economici ed umani dell'equa transizione, di contribuire a questa rigenerazione del territorio, di contribuire alla nuova classe dirigente, diminuendo con le diseguaglianze, collaborando ad un welfare solidale e a creare progetti partecipati. Ora, niente di nuovo sotto il sole, credo che invece il punto focale sia quello che tu hai individuato, cioè la differenza è proprio il fatto di volerlo fare insieme, di volerlo fare tra soggetti diversi della società civile, dell'amministrazione pubblica e del mondo del privato insieme. Questi tre soggetti, mercato, Stato e società civile, sui territori secondo me si può parlare di più. Questa in un'economia circolare e solidale, no? Esatto. Ok, grazie, mi dai l'assist tra l'altro per passare la parola a Federica Maion, perché bellissimo progetto, in bocca al lupo per la tua fondazione di partecipazione, tra viva l'altro. Il lupo. Viva il lupo, sempre viva il lupo, assolutamente, sempre viva il lupo. Federica, mi permetto di darti del tu, anche se non ci conosciamo di persona. Mi fa molto piacere parlare con te e proprio, guarda, Sara mi ha dato l'assist perché stiamo parlando di partecipazione dal basso. Basso ma tra apici doppi, quindi con tutto quel valore che si porta con sé, il senso di appartenenza, perché il tuo progetto con ABS, ricordo che tu sei Communication Manager di ABS, che è insomma una società insomma importante e ben nota, avete un lavoro importante rispetto al coinvolgimento dei vostri dipendenti, di cui appunto mi piacerebbe tu mi parlassi. Adesso attendiamo, so che è una presentazione e quindi sì, aspetto che mi diano un segnale dalla regia, puoi partire. Ti chiedo un attimo di presentarti perché sei distante, quindi non riesco a vederti in volto, e poi insomma racconti questo tuo bel partiamo. Progetto. Certo. Ecco, allora buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Mi presento, come dicevamo, sono la responsabile marketing, anzi comunicazione, di Acciaierie Bertoli Safau. Noi siamo la divisione, chi siamo? Quindi la divisione steel making di un'azienda molto più grossa che si chiama Danieli Group. La Danieli è un'azienda che produce impianti a livello mondiale, leader a livello mondiale, sita in Friuli Venezia Giulia. Come gruppo siamo quotati in borsa, abbiamo circa 10.000 impianti. L'ABS rappresenta la divisione steel making, quindi la divisione che produce acciaio della Danieli. Alcuni numeri per dare l'ordine di grandezza dell'azienda.
Non possiamo ancora pubblicare, essendo quotati in borsa, i dati del nuovo esercizio. L'esercizio che si è chiuso, quindi il 18-19, ci ha consentito di diventare una billion company. Abbiamo fatturato oltre il miliardo di euro, con un EBITDA di oltre 117 milioni di euro. Siamo oltre, come dicevamo, come l'acciaieria, siamo oltre 1200 dipendenti, ma quello che è molto importante sottolineare è un'azienda con investimenti costanti e continui nel tempo. Negli ultimi sei anni, negli ultimi sei esercizi, sono stati investiti oltre 500 milioni di euro per non solo nuovi macchinari, nuovi impianti, nuove migliorie per essere all'avanguardia con i nostri clienti, ma anche in sostenibilità. Prima mi è piaciuto il contributo del collega Selva di Esselunga, dove parlava di approccio calvinista. Anche in ABS c'è un approccio molto pragmatico sui temi della sostenibilità. Cerchiamo di fare poche cose concrete, reali e che siano misurabili. Quindi sostenibilità intesa a 360 gradi come sostenibilità sociale, economica ed ambientale. E su tutte queste tre direttrici c'è un investimento costante nel tempo. In azienda infatti c'è un comitato sostenibilità dove risiedono i vertici aziendali. Allora, la peculiarità che diceva Elena, la nostra azienda ha un sito produttivo in Friuli Venezia Giulia, vicino a Udine, con una nota molto caratteristica. Risiediamo su tre comuni distinti, come vedete sulla slide. Uno molto grande, che è Udine, due più piccolini, ma più prospicienti rispetto allo stabilimento produttivo. Siamo un'acciaieria, quindi le nostre immagini, la nostra evocazione può andare lontano, ad esempio la Puglia, Taranto o altre situazioni a Trieste, la Siviera e quant'altro, se vedete delle immagini o se vi capita di passare nelle nostre parti, sicuramente il sito produttivo dell'ABS, che ha un'ampiezza di non so quanti chilometri quadrati, non è quasi neanche visibile. Perché? Perché abbiamo strutturato tutta una rete di colline di mitigazione intorno al sito produttivo per ridurre la visibilità e l'impatto ambientale, visivo, acustico, sonoro, di emissioni e quant'altro sul territorio. E questo perché? Perché il territorio che ci ospita, in questo caso molto particolare, abbiamo tre territori che ci ospitano, oltre tutti gli altri stakeholder, rappresentano comunque un interlocutore, un'interfaccia con cui creare reciprocità. Reciprocità in termini di creiamo posti di lavoro per le persone del territorio, sicuramente per i fornitori locali creiamo delle commesse, ma non siamo un'azienda, una atelier di moda, ecco, siamo un'acciaieria e siamo ben consapevoli che ridurre completamente gli impatti ambientali sia un'utopia e sia una bugia dichiararlo, ma siamo altresì consapevoli che fare acciaio in modo sostenibile attraverso tutta una serie di investimenti in impianti filtranti piuttosto che in sistemi di riduzione delle emissioni sia un percorso assolutamente fattibile. Qui è una vista dall'alto per darvi un'idea di quanto grande sia la realtà, quindi quella dalla mappa di prima passiamo a quella di adesso, e questa area azzurrina qua è un nuovo laminatoio che stiamo ultimando proprio in queste settimane e che ci consentirà di coprire la gamma dei prodotti a livello mondiale. Perché comunicare sul territorio? Come comunicare sul territorio? Come ingaggiare? Abbiamo pensato di farlo in modo duplice. Allora, in modo diretto, come si raccontava prima dall'intervento che ho sentito sui termovalorizzatori, sicuramente attraverso degli incontri face to face con i vari sindaci, con tutti gli stakeholder, facendo delle attività tipo prima del Covid, Open Factory, che ci ha consentito di aprire in trasparenza le porte della nostra azienda al territorio e fare vedere cosa significa lavorare in acciaieria, cosa significa essere un'azienda con
un LCA, quindi un assetto di economia circolare perfetta, perché noi siamo un'acciaieria con forno elettrico e quindi partiamo da uno scarto che è il rotame, lo ricicliamo completamente per dar vita all'acciaio, che è un prodotto che è perpetuo nella sua riciclabilità. E gli scarti della produzione, che si chiamano scarti eco gravel black o white, vengono a sua volta certificati come prodotti CE e vengono utilizzati in altre industrie, quindi quella per la sedimentazione degli asfalti o per le costruzioni. Quindi l'acciaieria con forno elettrico rappresenta un modello virtuoso di come si può essere sostenibili, perché parte proprio da uno scarto per recuperare totalmente il prodotto. Quindi abbiamo detto come comunichiamo al territorio, in una prima fase in modo diretto, in una seconda fase utilizzando in modo virtuoso i nostri dipendenti. Ecco, posso interromperti un attimo? Posso interromperti? Sì, certo. Perché questo è l'aspetto veramente, fare diventare i vostri dipendenti ambasciatori della vostra azienda. Certo. Vuol dire comunque lavorare sul senso di appartenenza, che è importantissimo, sullo stato di salute dei vostri dipendenti all'interno dell'azienda. Assolutamente. Assolutamente Elena. Allora, il progetto è nato circa un anno e mezzo fa e ha consentito di sviluppare un'app di employee advocacy attraverso la quale noi diamo la possibilità a tutti i dipendenti di ricevere attraverso un'app sul proprio telefonino tutta una serie di informazioni, formazione e informazione sui progetti aziendali. Comunicazioni che possono essere riservate e quindi non condivisibili, oppure possono essere condivisibili sui propri social di ciascun dipendente, quindi vanno fuori su Instagram adesso a breve e per un anno sono usciti su LinkedIn, che erano i nostri social di riferimento. Questo cosa ci ha fatto? Ci ha consentito di comunicare in maniera sicuramente più credibile, perché non lo fa l'azienda, ma lo fa il dipendente che lavora per l'azienda, che si sente così a parte del sistema da rappresentare l'azienda in questo progetto. E tanti di questi temi che abbiamo raccontato durante l'anno hanno avuto come focus la sostenibilità e i progetti fatti anche per il territorio, quindi c'è una ricascata a 360 gradi. Questo significa fare cultura, come si diceva prima, raccontare quali sono i nostri driver, ovvero l'agenda 2030 con i 17 obiettivi, come decliniamo questa agenda in progetti concreti che si traducono in progetti per un'acciaieria del 2020 e come tutto questo possa essere trasferito all'esterno. Quindi eventi fisici come potevano essere l'Open Factory, anche quest'anno stiamo valutando di rifarlo con un formato diverso che tenga conto della sicurezza del Covid, ma anche eventi digitali, quindi sfruttare, se volete la parola un po' brutta, ma utilizzare nel modo più efficace possibile l'informatizzazione che ci consente di arrivare a noi, a 1000 persone. Ognuna di queste persone può avere o meno il profilo LinkedIn / Instagram e a sua volta può condividere, quindi è come il giochino dei 6 contatti, no? Quindi io in 6 contatti riesco ad arrivare a N persone, al Presidente degli Stati Uniti o al Papa. È la stessa logica, quindi più voci che all'unisono raccontano un medesimo progetto. Un esempio virtuoso, abbiamo comprato 8 defibrillatori in modo gratuito, abbiamo fatto la piazzola di soccorso che serve non solo l'azienda ma tutto il territorio. Quindi un progetto del genere, diciamo 5 anni fa l'avrei comunicato con un comunicato stampa, organizzando una conferenza stampa e invitando i vari media. Oggi vengono bypassati questi sistemi e si dà voce ai dipendenti per raccontarli. Ovviamente la parte sostanziale viene creata in azienda, ma la parte poi di commento alla notizia viene lasciata al dipendente e questo sicuramente crea maggiore autorevolezza dell'informazione e maggiore legame anche con le comunità. Sì, è anche molto più vera, no? La comunicazione. È molto più vera perché non sembra un post autoreferenziale. Certo. Oltre a questo, ovviamente, per fare a 360 gradi l'attività che viene svolta per il territorio, con il territorio, in modo di reciprocità, come dicevamo, siamo
datori di posti di lavoro, possiamo accettare aziende che magari sul territorio possono fornire i propri servizi, ma anche molto di più, nel senso che siamo attenti, ad esempio un progetto molto bello è a scuola di sostenibilità, quindi andiamo negli istituti comprensivi del territorio con le colleghe della funzione ambiente a raccontare cosa significa riciclo, l'attenzione al riciclo, quindi cosa significa riciclare, ma non solo come si produce l'acciaio, come si fa la carta, l'importanza del rispetto dell'ambiente, per avvicinare a seconda del livello scolastico a questi temi che ormai sono diventati fondamentali per la sopravvivenza e lo stiamo imparando anche con quello che è successo con il Covid. Sì, grazie, grazie Federica. Allora, intanto che sei in linea, io direi che siamo alla fine perché mancano 5 minuti. Vorrei che tu in 40 secondi, 40, mi facessi una riflessione sul futuro della sostenibilità. Quindi un tuo augurio, data la tua esperienza, dal tuo osservatorio, insomma, che cosa ti aspetti e cosa auspichi? Guarda, l'augurio più grande che posso fare a tutti noi e alla sostenibilità in prima persona è che diventi un fenomeno culturale, che entri nel DNA di ciascuna azienda, che non ci sia più bisogno di creare dei momenti come questo per far sì che se ne parli, ma che in ogni azienda, ma sin da anche in fase di educazione, in ogni essere umano la sostenibilità sia un concetto ben chiaro, quindi questo è quello che principalmente mi auguro, quindi che non si debba più investire per scoprire la sostenibilità o per sapere quanto importante essa sia, ma che faccia parte del DNA di ciascuno di noi. E questo è una fiducia per le generazioni future, ma io sono molto fiduciosa, ho molta fiducia per le generazioni future. Pongo la stessa domanda a dottor Selva. Ma guardi, mi vedo molto in linea con la collega di Danieli, credo che sia proprio una questione di mindset. Quando ero piccolo si andava a scuola di educazione civica, no? Sarebbe bello dagli asili, dalle elementari, dalle medie, le superiori, università, nelle scuole, nelle famiglie, e educare tutta la gente alla sostenibilità. Poi le aziende sono fatte di persone e diventa più facile applicarla perché tutti sono nella stessa barca, il concetto della testuggine, no? Cioè devi andare verso all'attacco tutti insieme, è una questione di mindset, credo che il mio più grosso augurio sia veramente questo qua, a livello globale. Grazie, grazie dottor Selva. E dottor Colle, lei cosa dice? Ma credo che siamo un po' tutti d'accordo, io credo che la sostenibilità sia la migliore promessa che possiamo fare alle prossime generazioni dell'Unione Europea e del mondo, nel senso che anche il tema del Recovery Fund che oggi si affronta con tanto impeto politico, poi ha un nome, il progetto dell'Unione Europea, e si chiama Next Generation UE. Quindi parliamo alle prossime generazioni e credo che la sostenibilità sia il modo migliore per garantire un futuro a chi verrà dopo di noi. Grazie, grazie. La dottoressa Cirone, Sara Cirone da casa per darci i suoi 40 secondi di auspicio. Non la sentiamo. Adesso mi sentite? Sì, perfetto. Dicevo, nel sentire queste belle testimonianze di imprese che si danno così, così tanto da fare, mi sono rinfrancata molto, io sono stata all'interno di un'impresa, mi sono data molto da fare, a quel tempo magari eravamo un po' più rari, adesso questa cosa si sta espandendo sempre di più e sono molto contenta di essere stata in questo panel, l'auspicio è che si possa moltiplicare sempre di più questa attenzione alla comunità, al territorio, alla partecipazione, come ha detto qualcuno prima, con casi concreti e con impegni da parte delle imprese. Se queste imprese, poi il mio auspicio è questo, riuscissero sempre a creare un trade union con l'amministrazione pubblica e la società civile, ovviamente è il massimo, perché c'è il massimo di engagement sui territori e quindi massimo di espansione anche culturale, cioè questi casi si moltiplicano poi, ecco, questo.
Grazie, grazie. Io desideravo in chiusura ringraziare Matteo Colle, Roberto Selva, Sara Cirone, Federica Maion e tutti voi che ci avete seguito da casa, perché è stato veramente un bel confronto. Ecco, io credo che le grandi aziende come le vostre abbiano una grande responsabilità, ma oltre a una grande responsabilità credo che abbiano anche, data la mia esperienza, quello che comunque ho fatto finora, un grande senso di responsabilità, oltre ad avere una grande responsabilità. Ecco perché sono fiduciosa, oltre ad avere una grandissima fiducia sulle generazioni future, che saranno comunque generazioni molto più concrete, ma il futuro lo stiamo stabilendo ora, quindi solo il fatto che abbiamo che parliamo di parole come consenso, reciprocità, il fatto di comunicare in modo diverso e di partecipare al cambiamento, insomma, questa è una cosa bella, perché si parla tanto di misurazione, ma la misurazione noi la stiamo portando in questo momento dando veramente il nostro contributo. Poi nel futuro dovremo essere comunque in grado di misurare effettivamente il nostro cambiamento, ma io sono sicura che questo cambiamento comunque ci sarà, le premesse ci sono tutte. Grazie quindi di averci ascoltati, grazie a voi che avete partecipato, grazie a voi. Grazie al Salone della CSR e agli organizzatori. Grazie, a presto.